Monica Cresta, dopo la partita fra Cuneo e Club Italia, per voi il quinto tiebreak in sei partite, se ben mi ricordo, quindi siete ormai abbonati a questo tiebreak, è arrivata una sconfitta quest'oggi. Come valuta comunque la prova dei suoi, che hanno ben figurato, bisogna dirlo Beh, intanto grazie per aver detto che hanno ben figurato. Se devo andare a guardare la partita, posso dire che abbiamo giocato un ottimo primo set, poi però siamo caduti nella solita situazione dove forse diventa facile, forse possiamo permetterci di fare qualche errore in più, e invece siamo cascati esattamente nella gabbia di Cuneo. Mi è spiaciuto un po', sono contenta comunque di aver vinto il quarto set, i ragazzi hanno dimostrato comunque di starci dentro, però sapevo che qua sarebbe stato difficile giocare. Un po' i riferimenti che vengono a mancare, il palazzetto comunque è uno dei più belli d'Italia, con un sacco di tifo, la pressione c'era. Nonostante la pressione, comunque a sprazzi si è vista anche un'ottima pallavolo da parte vostra. E come continua il processo di crescita di questa squadra che è veramente giovanissima? Sì, è veramente giovanissima. Noi abbiamo fuori quota 97, poi abbiamo 3,99, il resto tutti tra 2000 e 2001 e un ragazzino del 2002, quindi sono veramente giovani. Continua in palestra, lavorando giorno dopo giorno per cercare di crescere questi nuovi talenti. In questo momento qualcosa ci manca perché tutti questi tie break che poi non riusciamo a concludere in positivo fanno ancora capire che qualcosa ci manca. Speriamo in un futuro migliore in questo senso. Parlavi di palazzetto di tifo, qui ti vediamo con la sciarpa di Blue Brothers. È stato un ritorno qui a Cuneo, comunque al miele, perché tanti applausi, abbracci, foto, quindi insomma penso anche una cosa gratificante, no? Per Sicuramente, qui secondo me c'è anche un po' la mano di Stella Testa che ha te. tenuto un po' gli animi sereni e tranquilli. Io alla vigilia pensavo di trovare tanti amici, ma magari anche qualche mezzo nemico, se si può dire così. Dopo l'esonero io ho sofferto molto di questa cosa, però Cuneo comunque rimane nel mio cuore. I Blue Brother sono il pubblico più bello che io abbia visto fino adesso in tutta Italia, almeno per quello che riguarda il campionato di A2 che seguo io, senza nulla togliere a quelli di Superlega, non vorrei mai, però in A2 sicuramente è il pubblico più caloroso, più vicino alla squadra in assoluto. Io auguro a questa società di continuare, di tenere duro e di arrivare il prima possibile, il più in alto possibile. E auguro il meglio a tutti questi ragazzi Blue Brother che continuano a seguire imperterriti dai periodi bui della Serie B adesso alla 2 e speriamo in qualcosa di più presto. E qui poi, ultima cosa, ci sono anche tanti ragazzi che ho avuto modo di allenare in passato, no? Quindi, È insomma. quasi tutti, tranne i vecchietti, vecchietti tra virgolette, Cortellazzi piuttosto che Caio, che non ho mai avuto il piacere, l'ho incontrato l'anno scorso contro Cantù, però non è stato un mio atleta, e Max Prandi anche perché è di una generazione venuta prima rispetto a quando sono arrivata io a Cuneo. Gli altri tra selezione regionale e Cuneo giovanile li ho avuti tutti, quindi è sempre un piacere vederli e veramente bellissimo, poi tutta la coreografia dei genitori che sono venuti a salutarmi, fantastico.